Perché guarda la quinta stagione? Perché fare un video di noi che reagiamo al quinto epi alla, prima Fifty years have passed, but I do not age. Allora, noi stiamo per registrare una reaction al primo episodio della quinta stagione di Samurai Jack, perché sebbene questo cartone animato non l'abbia guardato nessuno, è bello. È un dato di fatto, non chiedete spiegazioni. Allora, inizieremo il video dicendo una considerazione iniziale molto generale, anche per chi non ha visto effettivamente Samurai Jack. Nella seconda parte del video faremo considerazioni che saranno fatte alla luce di tutto ciò che abbiamo visto e di quello che avremo visto invece dal primo episodio della quinta stagione. Quindi lì ci saranno spoiler e chiunque ha intenzione ancora di vedere Samurai Jack è meglio che chiuda il video in quel momento. Daremo un allarme spoiler così che sarà chiaro a tutti. In altre parole, prima dell'allarme spoiler non dovete avere paura, poi scappate. Quindi, secondo te, perché dovremmo vedere la quinta stagione di Samurai Jack? Allora, chiunque abbia già visto il video in cui parlo di Samurai Jack sa di che cosa parla, se non lo sapete. La quinta stagione è un po' particolare rispetto alle altre perché è stata fatta con qualcosa come 13-14 anni di ritardo. Già, le prime quattro stagioni sono state fatte circa tra il 2000 e il 2004. Io infatti ho memoria di questo cartone proprio perché me lo guardavo da bambino e mi ha affascinato in molti modi. Io da piccolo non l'ho visto, però posso confermarvi che anche visto da adulti ci sono un sacco di cose che sono molto più che apprezzabili. È un cartone animato fatto bene, molto fatto bene. Per chi comunque rimarrà per vedere la nostra reaction al primo episodio della quinta stagione, vi consiglio di vedere prima di tutto le prime quattro stagioni, contando che sono state fatte nei primi anni del 2000 e tutto appunto il contesto di questa serie. E poi noi appunto analizzeremo questo primo episodio con tutta l'attenzione possibile, cercando insomma di non fare spoiler a chi invece non l'ha vista oppure ha intenzione di vederla nel futuro. Direi che può bastare così. Dai, Ok. possiamo partire. Ok. Oh, eccolo tutto. Coperta rosa. No, vabbè, lascio fuori. Nessuno ti criticherà per la coperta rosa. Domenica pomeriggio a È guardare un domenica? filmetto con no, sto dicendo tipo pensionati, no? Due biscottini al burro. Stasera è il bingo. Ora, la cosa che mi spaventa tantissimo è: avranno cambiato la sigla? Vediamo perché adesso. Questo è stato prodotto 14 anni dopo, praticamente, e ci si può aspettare davvero di tutto. Ok. Già adesso la scena è completamente allargata a 16 noni, finalmente, wow! Ma guarda le animazioni anche. È migliorato tantissimo. Guarda. Cioè, è sempre lo stesso stile, I però. love you. Oh mio Dio. Amo questa cosa. Madonna, un samurai? Cos'è? Dimmi che non è lui. È Mojo Jojo? No! No! Certe cose non sono cambiate, certe altre invece, guarda qua, è un po' di Poi il computer mi schiaccia, però dai, è sì. usato bene, No, per ora. dai, intanto sto utilizzando. Ma se non è Jack, chi è questo qua? Beh, non è Jack perché sta sparando. Cosa? E a lui?
Allora era lui, certo. Da quando ha imparato a sparare? Già. Non l'aveva mai fatto. E se ne va così? Cosa? Mi sa tanto di cosa brutta di Apu. Seven daughters to do your bidding, master. They will succeed where so many others have failed. Ma molto dove l'ha presa? Vabbè, siamo nel futuro. Sì, ma cioè, certo è bellissima, ma cosa? Mi fa tantissimo effetto che ogni angolo, cioè ogni millimetro dello schermo sia utilizzato. Che fare rassegnato, no? Che cosa gli è successo? L'acqua. Oddio! È inquietante di brutto! Come scappato! Cadaveri nel fiume, oh mio Dio! Sì, comunque fa specie che non abbia più la sua veste e i suoi sandali, eccetera. Questo passaggio da rosso a blu. Quella lì è diversa. Cioè, Akua ha avuto davvero non delle figlie, però le ha ricevute, diciamo. Daughters of Aku must stay focused. Never relent. Always attack. Teach this one a lesson. Are you weak? Are you weak? Yes. Aku's fire stirs inside all of them. To defeat the one. Ma il fatto è che stanno portando avanti il suo operato, cioè stanno cacciando il samurai. Anche questo, non si sono mai visti morti praticamente in queste scene. Well, come on, Sammy baby, whip it out. You know Sammy baby. Crazy sword. Let's get slicing and dicing, swinging and bashing, hacking and slashing, babe. Wait, back off, Beardsley. Where is your sword? Okay, Jackie baby, you just make with the scowl while I make with the phone and call our crew. Beep, 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 beep. How's it hanging, boss? Just what? Whoa.
Questo è come se fosse stato un episodio di quelli normali. E stanno allenando proprio come delle vere guerriere, cioè dei killer col cane. Sì. Your training is complete. You are 7. But now you wear the face of one. One purpose for which you were born. To kill the samurai. E questo è il piano. Quindi lui è senza di colpa probabilmente perché ha perso la spada. E chissà da quanto tempo l'ha persa. Potrei sbagliare, ma... cioè... No, perché non so se sta andando avanti da 15 o 50 anni, perché ha detto 15... non ho capito se è 15 o 50. Però comunque va avanti da molto tempo a combattere continuamente a Q. Perché comunque si sa, la quarta stagione si chiude senza vedere il samurai che torna appunto indietro nel tempo come era suo obiettivo. E lui è sfiancato talmente tanto da questi combattimenti e a un certo punto probabilmente ha anche perso la spada, il suo collegamento vero e proprio con il passato, quello che effettivamente l'unica cosa che poteva scalfire poi a Q. Jack non ha più la spada, ma Aku temeva solo la spada, quindi perché non l'ha affrontato e basta? O forse l'ha fatto, non ce l'hanno ancora detto? Quindi, cioè, lui è come se vagasse, cioè aiutando gente così e sopravvivendo. È continuamente visitato da queste visioni che lo fanno impazzire. Aku sembra boh. Che sia quasi come il capo. Beh, sì, è tipo il duce, no? è a capo di questo stato totalitario, mentre c'è praticamente un culto dove vengono. In questo caso sono state portate delle bambine per essere addestrate per combattere Jack. Però le figlie di Aku. Dico figlie, poi appunto sono effettivamente figli di sangue, però queste figure secondo me sono qualcuno di loro, secondo me quella con i capelli a punta si ricrederà, secondo me, cioè perché si vede comunque che è sofferente, anche perché Jack non ha praticamente mai avuto veri amici oltre al tipo irlandese. Scozzese, giusto. Oltre al tipo scozzese non ha avuto altri veri e propri amici che lo aiutassero nelle sue avventure. Tranne questa cosa qua delle figlie mi ricorda uno dei primissimi episodi dove Aku si era trasformato cioè aveva preso la forma di una donna, l'aveva aiutata a trovare questa gemma che doveva esaudire un suo desiderio e poi ha spaccata davanti rivelandosi appunto come Aku. E infatti avevo notato che c'è una certa somiglianza, ma moltissima, nello stile fra come hanno disegnato queste ragazze e come era stata disegnata quella donna. Sì, sebbene sì, esatto. Siano passati praticamente 20 anni da quell'episodio. Hai ragione, sì. Fa sentire molto che lo stile non è cambiato. Poi il robot è come tutti i robot che appaiono nel corso della serie. Esatto. Poi appunto è abbastanza semplice, diciamo, come primo episodio. Già, secondo me faranno vedere molte più cose nei prossimi 2-3 episodi. Secondo me danno proprio un contesto generale proprio di come è arrivato fino a quel punto nei prossimi episodi. Adesso è proprio l'inizio, diciamo. Bellissima l'impostazione, perché ha mantenuto un bello stile appunto molto simile a quello che si aveva prima e hanno utilizzato bene gli strumenti che avevano, le nuove tecniche e sono felice appunto di averlo visto adesso, però sia chiaro, è soltanto una porta, diciamo, rispetto
Su tutto quello che sarà poi. Il primo episodio di ogni stagione è nettamente più importante rispetto a tutti quelli successivi, più importante dell'ultimo, perché è il primo episodio quello che ti rimane impresso e ti fa dare l'idea della storia, ti fa dare, ti crea un'idea, insomma. Infatti, se ci fai caso, che ne so, la quarta stagione inizia con l'episodio del ninja, in modo da mettere in chiaro che la quarta stagione, fra i suoi miglioramenti, aveva proprio quello. Sfruttava molto di più i combattimenti e cose di questo tipo. E beh, qui non abbiamo avuto una trama interessante o altro del genere, perché erano troppe le informazioni nuove da darci, come in tutti i primi episodi. Cioè abbiamo la solita trama di Samurai Jack contro il robot, sconfigge il robot, ma voleva darci informazioni. E il punto interessante è che, ok, ci ha dato informazioni, sappiamo perfettamente che lui ha perso la spada, che adesso è triste, che si sente in colpa, che vede i fantasmi, che ha creato delle sorte di figli, anche se non credo che fosse del tutto il suo piano, però credo che gli faccia comunque comodo. Ma non hanno mostrato a Q. Cioè, a Q si è sentita solo la sua voce attraverso il telefono, e già il fatto in sé è divertente, perché a Kubo è una figura che da una parte odi, perché dici, cavolo, ha messo in schiavitù un sacco di persone, è diventato praticamente il nuovo duce, il nuovo imperatore appunto di questo grandissimo impero, però è il personaggio più divertente del mondo. Cioè è come se fosse un bambino nelle vesti di un adulto, in questo caso di un demone quasi, no? Ed è divertentissimo come personaggio. Io lo adoro personalmente, non per quel che ha fatto ma per quel che, cioè, ma per come si pone, il suo, cioè, carisma. Sì, esatto, lui dice, ah sì, io adesso, samurai, ti ammazzo, prendo la tua spada e ballo sui cadaveri dei tuoi antenati, però se vuoi un passaggio sul luogo dello scontro, ti porto anche in braccio, no? Ti offro un caffè, se così puoi. Non ti perdi. Sì, amici amici. e mi fa morire. E già il fatto appunto che si sia soltanto sentita la voce al telefono, e diceva, ah, pronto? Sei ancora lì? Pronto? È già perfetto così. Metti in chiaro che non è cambiato. Jack a un certo punto perde la spada, lo si vede proprio giusto un attimo, no? Dice, c'è il nemico che fa, ah, dov'è la tua spada? E non si vede la spada, e si vede al suo posto lui, un flashback, che la perde, cade in un pozzo. Ma a quel punto perché non è andato a cercare la spada? Voglio dire, è proprio l'unica cosa che gli permette di sconfiggere Q, è l'unica cosa che lo può proteggere davvero da tutte queste calamità. Come mai non l'ha ripresa? Non è che forse lo sta facendo? Cioè, noi non abbiamo visto qual è il potrebbe suo... Potrebbe anche purpose. Essere. E ci sono talmente tanti negativi che io adesso voglio vedere tutto il resto della stagione. Voglio fare anche una considerazione un po' più... larga, cioè alla luce di tutto quello che abbiamo visto anche appunto per le stagioni precedenti, non mi sono mai trovato davvero mosso in maniera emotiva, nel senso, come dicevamo noi prima in privato, Jack in sé non è l'emblema di un personaggio mitico, qualcosa che deve essere, cioè, qualcosa di rivoluzionario, non è quello che smuove il mondo, diciamo, però piace perché porta dei valori e delle idee che comunque ti entrano molto, ma a te personalmente, te come persona, non in generale, come dicevi tu, non è che è oggettivamente bello, piace perché è vicino a quello che lo guarda, e appunto a me per esempio piace perché porta questi messaggi di valore, di lealtà, e nonostante appunto si vedano un po' più deboli in questo vecchio samurai, vecchio dal punto di vista
dal punto di vista dello spirito, nonostante siano un po' affievoliti, si vedono comunque continuamente. E devo aggiungere che ho visto che le inquadrature, ok? Le proporzioni cambiano sempre, è una cosa tipica di Samurai Jack ed è Certo. una cosa che amo in qualsiasi film io veda. Ma sono migliorate, perché se prima erano quelle inquadrature che comunque erano innovative, ma molto innovative, ma comunque abbastanza normali, perché erano sempre e solo rettangoli, tranne triangoli in alcuni film. Qui c'è stata un'inquadratura a forma di T, una forma di uovo. In generale la serie si è sempre un po' distinta in questo senso. Ha sempre fatto queste scelte un po' particolari che mi hanno sempre abbastanza affascinato. Poi, quando c'era solo il 4 terzi e per esempio mettevano le fasce nere, un po' dicevo, oh cazzo, perché poi rimaneva proprio un quadratino così e dovevi riuscire a vedere il cosino della gente. Invece qua, secondo me, riescono a sfruttare questi nuovi strumenti, queste nuove tecniche al massimo. Non vedo l'ora di vedere il resto. Davvero, davvero. Di solito va di moda, soprattutto nei film più recenti, nelle serie più recenti, eccetera, fare un anti-eroe come protagonista. Cioè fare come eroe il cattivo o un personaggio che non potrebbe essere un eroe. Cioè, da Shrek in poi praticamente sono tutti così. Samurai Certo. Jack è probabilmente l'unico personaggio che abbia visto negli ultimi 30 anni che sia semplicemente buono. Cioè, non è che è un Sì. lato oscuro che deve nascondere, Sì, non è che è è vero. antipatico, però, non è come Rick e Morty che due pezzi di però li adori. No, Certo. lui è buono, semplicemente buono. E in questa Vero. serie, quindi, siamo in un contesto completamente diverso dove deve accontentare un pubblico completamente diverso. Sono curioso. Samurai Jack si vede pochissime volte lungo la serie davvero arrabbiato. O comunque che si fa prendere dalle emozioni. E se si fa prendere dalle emozioni, dopo il combattimento o durante il combattimento, capisce che cosa sbaglia e cambia. E comprende come si deve comportare per fare in modo di andare d'accordo con le altre persone. E lui dall'inizio alla fine di tutta la serie aiuta continuamente, non fa altro. Lui piuttosto che lasciare che delle persone siano in pericolo o comunque si facciano male, lui piuttosto lascia da parte tutto ciò che è importante per lui. Sempre. E poi bisogna notare che tutte le volte che lui è arrabbiato o altro del genere c'è lo zampino di Aku. Ah. Cioè, Quella è la base. non lo fa Sì. mai per conto suo, eh? Qualcuno potrebbe chiedersi anche: uno può vedere la quinta stagione senza aver visto tutto il resto? E perché ci stavo pensando adesso? Perché allora, uno può, secondo me, evitare di vedere certi episodi. Perché, comunque, come ho detto prima, sono abbastanza simili tra di loro. Alcuni spiegano alcune cose, alcuni ne spiegano altre. Un po' come vedere Adventure Time, no? Come si può anche saltare qualcosa di Adventure Time se uno vuole eventualmente. Certo, non è forse la migliore delle scelte se uno vuole fruire completamente appunto da un capolavoro come appunto Adventure Time o come Samurai Jack, però eventualmente si può fare. Quindi uno potrebbe, per esempio, scegliere qualche episodio magari dalle stagioni precedenti, oppure saltarle completamente e vedere la quinta per vedere anche un prodotto più moderno, effettivamente. Secondo me è una via di mezzo, nel senso che si possono tranquillamente saltare degli episodi, come hai detto tu, ma secondo me non puoi saltare certi episodi per arrivare fino a qui. Perché comunque, partendo direttamente da questo, tu non hai la più pallida idea dell'importanza della spada, per esempio. Non hai la più Certo. pallida idea di quali siano i suoi ideali a cui ora sta rinunciando. E in più appaiono personaggi dove si deve dire: ma chi è questo? È vero, è vero. Quindi magari non tutti, ma ci sono certi episodi che vanno per forza visti.
c'è una cosa molto importante da tenere a mente, cioè secondo me hanno pensato quelli che hanno fatto appunto Samurai Jack. Il pubblico che seguiva Samurai Jack 14 anni fa ora è cresciuto, magari è maggiorenne addirittura, magari ha una famiglia, non so, comunque, quindi la gente è cresciuta e vedere Samurai Jack adesso non poteva essere chiaramente la stessa esperienza. E anche rispondendo alla domanda, secondo me, appunto, anche secondo me alcune cose possono essere sì, saltate, ma bisogna dare il giusto valore alle stagioni precedenti, perché ti fanno capire quanto Jack abbia a cuore la sua famiglia, la sua gente, e poi in generale ti fa capire quanto lui soffra nel tempo proprio, per il tempo che è passato. Lui ha dovuto aspettare un casino e ha avuto un sacco di frustrazioni, un sacco di esperienze negative, perché magari aveva davanti a sé la scappatoia, ma non poteva mai approfittarne perché c'era intanto qualcosa che stava andando storto, così, e questo per un sacco di anni. È su questo che lavora la ripetitività. Grazie. La ripetitività degli episodi precedenti, ossia vedi sempre le stesse cose che succedono, ma alla fine è proprio quello, cioè è Jack che dall'inizio alla fine cerca di tornare al passato, non punta praticamente a nient'altro, se non in qualche episodio un po' staccato dal resto. Lui dall'inizio alla fine punta soltanto a quello. Se non posso dare un'indicazione precisa in realtà delle stagioni, magari si potrebbe fare un lavoro come è stato fatto per esempio su Adventure Time, dove ti si può dire appunto guarda, puoi vedere questo episodio, questo e puoi andare in un certo ordine, certo, e a quel punto puoi anche andare avanti. Si può anche fare una cosa del genere, però al momento non mi sento di fare una cosa del genere, non mi sento di dire guardate prima, seconda, terza stagione per la quinta, per esempio. Ci sono episodi più importanti di altri, ma in generale se uno vuole davvero capire quale esperienza è Samurai Jack, deve guardarsi tutto Samurai Jack. Quindi chiudiamo qui e passate dal suo canale dal suo. Grazie. Che sarà probabilmente in descrizione, se non me lo ricordo picchiatemi. Beh, grazie di essere passati per questo nuovo video appunto su Samurai Jack, il definitivo praticamente, e niente, ci vediamo sul suo canale e sul mio canale. Quindi ciao.